Studiamo le soluzioni dell'equazione del moto di un punto soggetto all'azione sia di una forza elastica di richiamo che di una forza d'attrito viscoso proporzionale alla velocità. Questo movimento è governato dall'equazione differenziale delle oscillazioni Smorzape. L'equazione caratteristica associata a questa equazione differenziale è lambda quadro più 2 delta lambda più omega quadro uguale a 0, che quindi ha le due radici lambda 1 e lambda 2 che dipendono dal segno del discriminante delta quadro meno omega quadro. Studiamo i tre possibili comportamenti. Consideriamo prima di tutto il caso delta maggiore di omega, detto smorzamento sovracritico. Fisicamente significa che lo smorzamento è grande relativamente alla costante di elasticità della molla. In questo caso il polinomio caratteristico ha due radici reali e distinte, lambda 1 e lambda 2, e quindi l'integrale generale è questa. Notiamo che le soluzioni tendono a zero esponenzialmente quando t tende all'infinito, qualunque siano i dati iniziali, perché sia lambda 1 che lambda 2 sono negative. Fisicamente, questo significa che il punto materiale non compie oscillazioni, ma si avvicina alla posizione di equilibrio attraversandola al più una sola volta. Visualizziamo le soluzioni nel caso sovracritico. L'integrale generale è y di t uguale c1 e alla lambda 1t più c2 e alla lambda 2t. Le costanti c1 e c2 dipendono dalle condizioni iniziali, mentre le costanti lambda 1 e lambda 2 dipendono dal modello fisico che stiamo studiando. In particolare, lambda 1 e lambda 2 nel caso sovracritico sono sempre negativi. Scegliamo dei valori di C1 e di C2, ad esempio C1 uguale a 1, C2 uguale a meno 3, due valori discordi. Quello che otteniamo è il seguente grafico, che raggiunge la sua massima elongazione una sola volta e poi si avvicina al punto di equilibrio. Vediamo cosa succede quando C1 e C2 sono concordi. Quindi modifichiamo il valore di C2 fino a renderlo positivo, ad esempio 0,5. Quello che osserviamo è che la funzione è strettamente decrescente. Passiamo ora al caso delta minore di omega, che è quello fisicamente più significativo. Le radici del polinomio caratteristico sono in questo caso complesse coniugate. L'integrale generale è quindi questo, che possiamo anche riscrivere utilizzando ampiezza e fase al posto delle costanti C1 e C2 in modo analogo a quanto fatto nel caso dell'oscillatore armonico semplice, ottenendo A e alla meno delta t per il seno di psi t più φ. In questo caso, quindi, il punto materiale compie infinite oscillazioni attorno al punto di equilibrio. Il termine A e alla meno delta t può essere visto come un'ampiezza dipendente dal tempo, che, a differenza di quanto accade nell'oscillatore armonico semplice, dove l'ampiezza è costante, si riduce gradualmente. Infatti, poiché delta è positivo, E alla meno delta t tende a 0 per t che tende a più infinito. Di fatto, già dopo poche oscillazioni, l'ampiezza sarà così piccola che vedremo il punto praticamente fermo, anche se dal punto di vista teorico le oscillazioni sono infinite. Notiamo che la pulsazione, e quindi anche la frequenza delle oscillazioni, è diversa e più bassa di quella che il sistema avrebbe in assenza di attrito viscoso. Visualizziamo le soluzioni nel caso subcritico. La soluzione è y di t uguale a e alla meno delta t per seno di psi t più φ, dove le costanti a e φ dipendono dalle condizioni iniziali, mentre delta e psi dipendono dal modello fisico che stiamo studiando. Vogliamo disegnare questa funzione. Per farlo, partiamo fissando dei valori. Ad esempio, a uguale a 2, delta uguale a 0,1, φ uguale a 0 e psi uguale a 2. Osserviamo che il termine a e alla meno delta t può essere visto come un'ampiezza che varia nel tempo.
E allora, per prima cosa, disegniamo proprio questo termine e la sua opposta. A questo punto, il grafico della soluzione A e alla meno delta t per seno di psi t più phi toccherà il grafico di queste due curve quando il seno varrà 1 oppure meno 1. E sarà sempre compreso tra le due curve, poiché il seno è compreso tra meno 1 e 1. Quindi il grafico è di questo tipo. Cioè, il sistema compie delle oscillazioni smorzate fino a raggiungere il punto di equilibrio. Vediamo cosa succede modificando, ad esempio, la fase φ. Se scegliamo valori positivi, il grafico si sposta verso sinistra. Mentre se scegliamo valori negativi, ad esempio meno pi greco terzi, il grafico si sposta verso destra. Invece, psi è la pulsazione e influenza il periodo e la frequenza. Quindi, ad esempio, raddoppiamola. Quello che succede è che ho una maggiore frequenza, cioè un numero maggiore di oscillazioni nell'unità di tempo. Infine, guardiamo cosa succede se modifichiamo lo smorzamento, delta. Portiamolo da 0,1 a 0,5. Quello che succede è che influenza la rapidità dello smorzamento. Vediamo infine il caso speciale dello smorzamento critico, cioè quando delta è uguale a omega. Naturalmente si tratta di un caso molto difficile da realizzare nella pratica. In questo caso il polinomio ha due radici reali coincidenti, lambda 1 uguale lambda 2 uguale meno delta. Si ha quindi che l'integrale generale è e elevato meno delta t per c1 più c2t. In questo caso il sistema si porta all'equilibrio molto rapidamente, attraversando la posizione di equilibrio al più una volta. Visualizziamo la soluzione nel caso critico, cioè quando delta è uguale a omega. La soluzione è y di t uguale e alla meno delta t per c1 più c2t. Scegliamo c1 uguale a 1 e c2 uguale a 3 e il grafico della soluzione è questo. Il sistema raggiunge quindi la sua massima elongazione una sola volta e poi raggiunge il punto di equilibrio senza oscillare. Se ora facciamo variare c2 portandola da 3 a valori più piccoli e poi negativi fino a meno 3, osserviamo che il sistema attraversa una sola volta la posizione di equilibrio, raggiunge la sua massima elongazione dalla parte opposta e quindi si avvicina rapidamente alla posizione di equilibrio. Thank you.